inclusione, socializzazione, ma soprattutto formare al saper vivere in modo indipendente. La Casa di Blaise è il nuovo progetto dell'Istituto Scolastico Pascal, pensato per i ragazzi diversamente abili. Imparare a cucinare, a lavare, a prendersi cura di una casa in modo indipendente è l'obiettivo del progetto ideato dalla professoressa di sostegno Micaela Leone, con il pieno appoggio della dirigente scolastico Giulia Rosa Trimboli. Questa mattina si è tenuta la presentazione ufficiale, a prenderne parte anche le più importanti autorità civili della città. Noi ci crediamo nell'inclusione e crediamo che i nostri ragazzi possano vivere una vita dignitosa e insieme agli altri. Questo progetto consiste in una casa vera e propria con una cucina realizzata e composta dall'IKEA, grazie al contributo di soldi accantonati dai progetti per i diversabili, e poi un vano lavanderia con lavatrice e con asse da stiro. I ragazzi impareranno proprio le competenze di base, cioè come gestire una casa, come portare avanti una casa, sia per i nostri ragazzi che frequentano la scuola, sia per i diplomati. Noi speriamo di poter accogliere i nostri diplomati affinché possano poi arrivare a imparare a essere autonomi. Quanti diversamente abili avete? 45 quest'anno e l'anno prossimo 50. Il governo a giugno ha varato la legge del dopo di noi, quindi diciamo noi come Pascal ci posizioniamo come parte intermedia, no? Tra la scuola e il dopo di noi, quindi il Pascal prima del dopo di noi. Perché il dopo di noi? Perché loro in un futuro si troveranno a gestire la casa, la loro casa, da soli, e quindi qui noi daremo loro una mano a loro e alle famiglie per renderli autonomi e saper gestire tutte quelle faccende che si troveranno, insomma, a affrontare un domani. Da un punto di vista sociale, chiedo scusa, volevo aggiungere, perché la casa, diciamo, in casa arrivano le bollette delle utenze, e quindi in collaborazione con l'ufficio Foggia 1, l'ufficio postale Foggia 1, abbiamo questo progetto di andare lì in sede da loro, e i ragazzi impareranno a effettuare i versamenti in conto corrente, impareranno a pagare dei bollettini, quindi relativi alle utenze domestiche, e fare raccomandate, insomma, quindi ecco l'autonomia sociale da questo punto di vista.